I tifosi dell'Inter gioiscono, la Fiorentina non è più sola in vetta alla classifica. La difesa udinese non ce la fa a reggere Suarez, ma per fortuna ci pensa Romano a riparare. E Segato, che salva sulla linea della porta. La prima rete è un gol made in England, lo segna infatti Hitchens e gli udinesi si inchinano. Un dialogo in aria tra Suarez e Hitchens manda in visibilio i tifosi, peccato però che al brillantissimo sketch manchi un finale degno. Per questo forse in panchina il mago Herrera dà palesi segni di insofferenza. Nella ripresa la scena non cambia, Romano è costretto a fare lo stacanovista della parata. Gli attaccanti interisti gli facilitano il compito misurandosi con i difensori udinesi in un'appassionante gara di caccia all'errore. Ma il gol, anzi l'autogol, è nell'aria e a pochi minuti dalla fine della partita Tagliavini si rivela un goleador d'eccezione. Vittoria dei milanesi per 2-0, tuttavia nella squadra c'è ancora qualcosa che non va.